Wright, bentornati. Siamo alla seconda serata della Salute in Comune 2015 e oggi parliamo di violenza sulle donne. Abbiamo qui Fabrizio Volpato e Arianna Fusero del nucleo di prossimità della Polizia Municipale della città di Torino. Buonasera. Buonasera a tutti quanti, io sono Fabrizio Volpato, sono un commissario della Polizia Municipale di Torino, lavoro al nucleo di prossimità e ci occupiamo, del fenomeno che riguarda la violenza sulle donne. Buonasera, grazie per l'invito. Adesso vi spiegheremo che cosa facciamo al nucleo di prossimità e vi daremo i riferimenti per contattarci in caso di necessità. Ok, Fabrizio, la prima domanda è per te. Noi abbiamo, no, noi, la maggior parte delle persone ha in mente i vigili come quelle persone cattive che fanno multe o ritirano le patenti, eccetera. Invece oggi abbiamo il piacere di scoprire una nuova veste della Polizia Municipale. Per questo volevo chiederti come intervenite. Nel caso una donna si rivolga a voi per, appunto, dopo aver subito violenza. Ma noi abbiamo sviluppato nel tempo, con esperienza lavorando su questi tipi di problemi, un metodo per cercare di far sì che la donna che si rivolga a noi abbia un percorso facilitato, perché bisogna capire che le donne che si rivolgono a noi non si rivolgono per un reato qualsiasi. Un conto è accogliere nei propri uffici una donna che ha subito il furto dell'auto, un altro discorso è accogliere ed ascoltare una donna che ti deve raccontare anni, anni e anni di violenze subite, economiche, sessuali, psicologiche e fisiche. Quindi bisogna utilizzare strumenti diversi. Uno strumento diverso, il principale, è quello di accogliere all'interno di una stanza di vita solo ad ascoltare la donna. Quindi il primo passo è saperla ascoltare attraverso una stanza, dicevo, di vita solo a quello e poi attraverso personale qualificato ad ascoltare le persone, preparato. La seconda modalità importante è, dicevo, l'accoglienza, l'ascolto, l'informazione, la terza, scusatemi. La terza modalità importante è informare la donna della possibilità che ha facendo denuncia. È importante che la donna sappia che il percorso che sta affrontando non è un percorso semplice, perché poi il procedimento penale italiano è un procedimento penale non così breve, però poi alla fine, se si lavora bene, si lavora bene tutti insieme, si ottiene un buon risultato che è quello di dare protezione alla donna e dargli una risposta. Il quarto argomento è la protezione, e quindi questo è più importante, perché le donne che si rivolgono alle forze di polizia si rivolgono cercando qualcuno che le ascolti ma che le protegga anche, quindi è impensabile non riuscire poi a garantire una buona protezione a queste vittime. Grazie Fabrizio. Arianna, abbiamo sentito come vi muovete e allora come una donna può contattare il nucleo di prossimità della città di Torino? Sì, noi siamo fisicamente in via Bologna 74, il modo per contattarci è o telefonando allo 011 011 34 300. Oppure inviando una mail chiedendo quindi di essere ricevuti, viene fissato un appuntamento, la donna viene ricontattata, quindi lascia un recapito telefonico, viene ricontattata telefonicamente, invitata per un primo colloquio, scrivendo all'indirizzo mail pmproxy@comune.torino.it. In questo modo, nel giro di pochi giorni, la donna che chiede di essere contattata, che espone un problema di violenza domestica su se stessa, sui propri figli, viene, come spiegava il commissario, accolta e ascoltata presso gli uffici, spiegando quali sono le possibilità che la legge le offre per tutelare se stessa e i propri figli. Ecco, un'ultima domanda. Le donne che si rivolgono a voi, poi decidete chi risponde, vengono seguite da donne o anche da personale maschile? Siamo un gruppo, ci sono uomini e ci sono donne. All'interno del gruppo seguiamo dei corsi di aggiornamento e di formazione periodici.
se la donna ha desiderio di parlare con una donna, e questo è possibile perché spesso ci sono situazioni di violenza anche sessuale per cui una donna preferisce confrontarsi con un'altra donna. Quindi se la donna preferisce parlare con una donna è possibile, ma all'interno del gruppo ci sono uomini e ci sono donne. Ok, ringraziamo Fabrizio Volpato e Arianna Fusero del Nucleo di Prossimità della Polizia Municipale di Torino e alla prossima. Ciao, dalla Salute in Comune!